Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questo appuntamento flash con il TG del sabato. Iniziamo dalla politica. Domani si vota per le primarie del centrosinistra. I candidati sono Luca Ceriscioli e Pietro Marcolini del Partito Democratico e Ninel Donini dell'Italia dei Valori. Vediamo a Fano dove è possibile votare. Sono tre i candidati alle elezioni regionali di maggio che domenica prossima si sfideranno alle elezioni primarie. Due di loro provengono dal Partito Democratico, uno dall'Italia dei Valori. Ecco chi sono. Luca Ceriscioli, nato a Pesaro nel 66, è stato sindaco dello stesso capoluogo per il PD dal 2004 al 2014. Proprio nella città costiera ha cominciato la sua attività politica ricevendo l'incarico di segretario comunale dei Democratici di Sinistra. Dopo essere diventato presidente di circoscrizione è stato nominato assessore ai lavori pubblici di Pesaro. Nel corso dei due mandati come primo cittadino è stato anche presidente di alcuni enti culturali, tra cui il Rossini Opera Festival e Pesaro Studi. Laureato in matematica, Ceriscioli ha insegnato in diversi istituti superiori ed ora è titolare di una cattedra all'Istituto Tecnico Industriale di Urbino. L'Italia dei Valori parteciperà alle primarie candidando Ninel Donini. Nata a Cagli nel 1947, è stata consigliere per la provincia di Pesaro e Urbino, con una breve esperienza di due anni come assessore alla sanità. Tra il 1995 e il 2000 è stata anche componente del Consiglio regionale e capogruppo per i Democratici di Sinistra. Nel 2014 l'Italia dei Valori l'ha candidata alle elezioni europee per le Marche ed è attualmente responsabile del settore organizzazione nel partito regionale. Psicologa, la Donini è stata insegnante di lettere. Pietro Marcolini invece è nato a Macerata nel 52 e attualmente assessore regionale per il PD, con diverse deleghe come quella al bilancio, al demanio patrimonio, ai beni e alle attività culturali. È stato assessore anche nella precedente giunta regionale. Ha alle spalle esperienze come consigliere comunale a Macerata, consigliere regionale, direttore del Dipartimento dei sistemi produttivi, direttore del Dipartimento della Programmazione, Bilancio e Organizzazione. Oltre a questi ruoli è stato presidente del Comitato di Direzione della Regione Marche. Laureato in Scienze Politiche, Marcolini insegna Economia Politica ed Economia Sanitaria all'Università di Urbino. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22. Avranno diritto di voto tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni e anche gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Loro dovranno recarsi nel seggio speciale, il numero 1, e quindi al circolo PD in via Puccini. Gli altri situati nel comune di Fano sono l'ex sede della seconda circoscrizione in via Redipuglia, l'ex scuola Bianchini a Gimarra, l'ex sede terza circoscrizione al centro commerciale di San Lazzaro, la Cante di Montevecchio a Finile, la palestra della scuola elementare Sant'Orso in via Soncino, l'ex sede della quinta circoscrizione in via Flaminia a Cucurano e ancora il circolo Arci in via Prima Strada a Bellocchi e l'ex sala di quartiere in piazzale Pucci a Metauriglia. Alcune modifiche invece sono state effettuate nella mappatura dei seggi a causa del passaggio della frazione di Marotta di Fano sotto il comune di Mondolfo. I 69 seggi del comune di Fano diventano 67 perché a Marotta c'erano due seggi appunto. Quindi che succede? Che il seggio numero 55, che tradizionalmente nelle primarie, parliamo di primarie, votava nel seggio di Metauriglia Pontesasso, questa volta voterà a San Lazzaro, mentre i votanti del seggio numero 64 anche loro non voteranno più a Marotta Pontesasso, ma andranno nel seggio di Sant'Orso presso la scuola, la palestra della scuola elementare. Tutte le informazioni si possono trovare nel sito primariemarche2015.it. Ricordiamo anche che ai votanti è richiesto un contributo di 2 euro per far fronte alle spese organizzative della consultazione. Il Movimento 5 Stelle di Fano dice stop allo sciopero delle emozioni, iniziato tempo fa a seguito del copia e incolla, e annuncia l'operazione Coerenza. Come sapete è da qualche mese che abbiamo sospeso la presentazione e la discussione delle mozioni in Consiglio Comunale. Abbiamo presentato delle mozioni che poi sono state spesso copiate e ripresentate dalla maggioranza stessa, che chiaramente ha votato favorevolmente le proprie e bocciato le nostre. È anche successo che spesso sempre in Consiglio Comunale ci è stato detto che le nostre mozioni e le nostre proposte erano valide, però non sono passate, proprio perché si ha difficoltà ad uscire da quello che sono le logiche del partito preso, chiamiamolo così. E ormai i consigli comunali sono in diretta streaming ed è stato fatto anche un'archiviazione dei video, degli interventi, che i cittadini possono anche agevolmente il giorno dopo andare a consultare. Ed è per questo che abbiamo deciso di sospendere questa nostra protesta e
di ripresentare le mozioni che avevamo sospese, soprattutto di riportare in Consiglio Comunale le mozioni del quinquennio passato che erano state appoggiate sia dalla attuale maggioranza, quando era in opposizione insieme a noi, sia dalla ex maggioranza. Se è vero che la coerenza è un valore, così come noi crediamo, ci aspettiamo che tutte le 8 mozioni che presenteremo siano votate favorevolmente. Il tema della legittima difesa, un tema molto sentito anche a Fano. Lo dimostra l'attenzione che i cittadini hanno dimostrato nei confronti degli organizzatori della raccolta di firme che è proseguita anche questa mattina in Corso Matteotti. Moltissimi fanesi si sono messi in fila per firmare la petizione popolare lanciata da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, circa 200 le firme raccolte che si aggiungono alle 150 della settimana scorsa. Il bilancio del Comune di Fano non gode di ottima salute e dunque per far cassa si aumentano le tasse, ne è convinto Davide Del Vecchio dell'UDC. Un bilancio di previsione che sarà il primo bilancio di questa giunta seri, fatto di tasse. Già l'hanno aumentate tutte nel 2014 al massimo, adesso oltre l'aumento di tutte le tasse ci troveremo anche a dover far racconto con il taglio ai servizi, perché avendo una cifra importante da tagliare a livello di bilancio, che gli ha tagliato di fatto il governo amico, che è quello Renzi, ma anche della regione, della provincia, ecco, si trovano di fronte a 4 milioni e mezzo di soldi da tagliare e ci sarà inevitabilmente un aumento di tasse e soprattutto una serie di servizi che andranno ad aumentare, come ad esempio un forte aumento da parte ad esempio dei vigili urbani e delle multe, perché si ipotizza 1,5 milioni contro gli 700-800 mila euro che tutti gli anni erano previsti a bilancio. Quindi noi siamo estremamente preoccupati in un momento in cui c'è una grande crisi, gli imprenditori veramente tentano ad andare avanti, si ritrovano di fronte al posto di avere un aiuto, invece di contro un aumento delle tasse e quindi un aumento della pressione. Questa mattina Camilla Fabbri, presidente della commissione d'inchiesta Infortuni sul lavoro del Senato, ha visitato la sede dell'ANMIL, l'associazione lavoratori mutilati e invalidi della provincia di Pesaro e Urbino, nel giorno dell'iniziativa nazionale Open Day. Con lei era presente anche il prefetto Luigi Pizzi. Pizzi ha voluto sottolineare l'importanza dei temi legati alla sicurezza sul lavoro, mentre la senatrice Fabbri ha detto che si impegnerà in Parlamento per portare avanti la petizione popolare lanciata dall'associazione contro l'inserimento della rendita INAIL nell'ISE per tutelare le famiglie degli invalidi del lavoro e le persone con disabilità. Il nuovo sistema, entrato in vigore all'inizio dell'anno, infatti, secondo la Fabbri, penalizza gli invalidi più gravi. Domani l'alma di mister Alessandrini incontrerà il Termoli allo stadio Mancini di Fano per la seconda gara consecutiva in casa. Tecnicamente più forte dell'Agnonese, battuta dal Fano 4-1 domenica scorsa, nella squadra ospite potrebbero pesare però psicologicamente le grane societarie. Termoli, che domenica scorsa ha pareggiato però con la Samba 2-2 e che in settimana ha cambiato allenatore con l'arrivo del nuovo mister Pino Di Meo. Nell'alma mancheranno Nodari e Sassaroli, rientrerà invece Clemente. Inizio ore 14:30, differita come sempre qui su Fano TV lunedì dopo il telegiornale. Telegiornale che finisce qui, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.